ragazzi, e bentornati qui sul mio canale. Sono AleGamer97 e quest'oggi siamo qui su un nuovo fantastico video. Ragazzi, volevo fare questo video in live su YouTube. Il problema è che ho avuto problemi con a fare la live, quindi lo faccio registrato purtroppo. Però l'importante è crearci la rosa per iniziare il Foot Champions, quindi provare a qualificarci per il Foot Champions e fare la Road to Division 1. Adesso spero che questa idea vi possa piacere. Come sempre, ti bubble in su e direi di iniziare subito. Allora ragazzi, questa qui è la squadra che ho, che voglio andare a modificare. Vi faccio vedere come la mia testa cosa mi ha detto, cosa ho pensato. Ve la faccio vedere. Innanzitutto abbiamo 284.589 crediti. Facendomi due conti ho visto che possiamo realizzare questa rosa qui, signori. Questa qui ho preso i giocatori che ho e poi ho modificato qualcosa, nel senso che abbiamo Vermaelen, che l'ho provato, è veramente molto buggato. Abbiamo Murillo, anche lui buggatissimo. Don Sa, centrocampista centrale, di fisico e soprattutto buggato, che comunque ci può dare una mano. Raga, vogliamo fare tutta una squadra di buggati, insomma. Squadra a basso costo che però spigne, raga. Abbiamo Stefan Esharawi sulla fascia sinistra, Mohamed Salah sulla fascia destra, quindi due laterali che spingono come treni, proprio ciao ciao. Dove passano loro, ragazzi, asfaltano, si asfalta l'erba. E dopo, ragazzi, la mia mente ha pensato a chi mettere. Ho deciso di mettere Chesney, Dani Alves, Bruno Perez e davanti Nainggolan, Higuain e Icardi Sif, o forse Trif, raga, non lo so com'è, raga, però è quello da 87. Ragazzi, iniziamo subito. Io direi di andarci a prendere questi giocatori per completare la nostra rosa. Volevo farlo appunto insieme a voi per farvi vedere, anche per rendervi partecipi di questa nuova serie che inizierà a breve. Quindi questo video qua sarà breve, però vi farò vedere tutti gli acquisti che farò per la rosa. Quindi ragazzi, io direi di iniziare subito. Io andrei a comprare subito, ma subito subito subito, i giocatori che ci interessano di più, quindi quelli che ci fanno fare la fase offensiva, quella dei hashtag. Raga, voglio hashtag qua sotto, hashtag De Cristo. Dobbiamo creare una formazione De Cristo, quindi hashtag qui sotto De Cristo, assolutamente così. Quindi iniziamo subito. Io andrei a comprare il primo giocatore, che è proprio lui, signori, quello che a me piace più. Io, raga, sono un fan sfegatato di Maurizio Icardi, raga, veramente lo adoro. Quindi cerca giocatore sul mercato e lo andiamo a trovare, raga. Allora, qui lo abbiamo. Non mi piace. Diciamo che io ho una base di partenza di 100.000 crediti, prima mi sono scritto, sì. Quindi vediamo se riusciamo a trovarlo anche a qualcosa di meno. 25 partite, 99 TT, raga, questo qua è quello che fa per noi. Via, lo andiamo ad acquistare subito. Compra ora. Il tuo acquisto è andato a buon fine, quindi lo abbiamo preso, penso. Mamma mia, signori, eccolo qui, Maurito Icardi Sif, signori. Guardate qui la sua potenza: 83 velocità, 87 dribbling, 78 fisico, 90 di tiro, raga. Questo ci farà vincere tutte le partite, sono sicuro. Andiamo a prenderci colui che farà compagnia al nostro Maurizio Icardi, ed è proprio Higuain. Raga, purtroppo è quello normale. Io qua ho una base di partenza di 65.000 crediti, quindi vediamo se riusciamo a trovare a di meno. Raga, questo fa il caso nostro. 99 di contratto, 99 di forma fisica, 65.500. 22 contratto. Allora, raga, io più questo. Spendiamo 500 crediti in più. Però mi prendo questo qua, c'ho 99 di contratto e 99 per un forma fisica. Quindi eccolo qui, signori. Benvenuto anche a lui. Benvenuto anche a Higuain, signori. Benvenuto anche a lui nella nostra formazione. 80 velocità, 82 dribbling, 74 fisico, 87 tiro. Ed è un giocatore buggatissimo, signori. La nostra squadra si prende forma con Icardi Sif, Higuain. E adesso andiamo a prendere anche lui, colui che dovrà mandare le punte al gol, Raja Nainggolan, ragazzuoli. Io ho una base di partenza anche di lui di 65.000 crediti. Ora, raga, io prenderei proprio lui. Prendere Nainggolan, questo qua, 62.000 crediti, 12 di contratto, buonissimo, via, acquistiamo. Quindi, ragazzuoli, lo ridico un'altra volta, benvenuto anche a Raja Nainggolan, è il giocatore che manderà le nostre punte all'attacco con 69 velocità, 78 tiro, 78 passaggio, 81 dribbling, 81 difesa, 84 fisico. È un giocatore che si muove per tutto il campo, signori. Quindi anche Nainggolan, benvenuto nella nostra squadra. E adesso andiamo avanti a comprare la fase difensiva, con il primo ad acquistare sarà Dani Alves, signori.
Dani Alves ha una base di partenza di 30.000 crediti, 1.500 crediti sopra. Raga, dai, non ci interessa, tanto abbiamo risparmiato sull'altro. Prendiamo questo qui. E allora, anche lui, ragazzo, lì, lo ridico. Benvenuto a Dani Alves, signori. 87 velocità, 82 dribbling, 69 fisico e 78 difesa. Ecco lui che dovrà reggere tutta la fascia con spirito e sacrificio. Benvenuto anche a Dani Alves. Andiamo a prendere adesso il nostro Bruno Perez, signori. Sulla fascia destra, a sinistra metterò Dani Alves. Sulla sinistra, sulla destra scusa, invece Bruno Perez, perché ho deciso di mettere lui, perché comunque è bacato, è veloce, è forte, è fisico, quindi ci sta. Io ho una base partenza di 2000 crediti. Terzino destro questo qua, 10 contratto, forma fisica 95. Riga, è vero che la forma fisica sta a 95, però c'ha 10 di contratto. E terzino destro, raga, io vado a prendere. Mettiamo sti 1007 sul piatto e portiamo cercato anche Bruno Perez. E quindi da soli, benvenuto anche a Bruno Perez nella nostra formazione, signori. Eccolo qui, 92 di velocità, 74 di difesa, 75 fisico, 81 dribbling, 71 passaggio, raga. Veramente, veramente forte. E poi andiamo a completare la nostra rosa con Wojciech Szczęsny, signori. Ce la dovremmo fare, perché è una base di partenza di 20.000 crediti per Szczęsny. Abbiamo 35.000 crediti, quindi ce la dovremmo fare. Io avevo, prima avevo Donnarumma, l'ho tolto, raga, non perché non è forte, anche perché è pure buggato. Però preferisco prendere Wojciech Szczęsny, che è più forte ed è anche, penso, buggato, raga. E poi comunque è molto molto forte anche qui in FIFA. Io ho una base partenza di 20.000 crediti. Raga, guardate, 49 di contratto, 99 di forma fisica, 17.750. Quindi abbiamo, abbassiamo anche le nostre pretese. Lo andiamo a prendere, signori. E quindi non mi resta dirlo per l'ultima volta. Benvenuto anche a lui, Wojciech Szczęsny, IF, signori. Mamma mia, ragazzi, io farei un applauso, veramente un applauso alla nostra formazione, che adesso ve la faccio vedere. Eccola qui, signori. Questa è la nostra formazione che ci condurrà alla possibile vittoria nel FUT Champions, alla possibile Road to Division 1, quindi alla possibile vittoria nella Divisione 1. E ragazzi, non ho nient'altro da dirvi, solamente che questa qua è una squadra bestiale. Quindi qui sotto nei commenti voglio due hashtag. Il primo ve l'ho detto prima, quindi hashtag di Cristo. Il secondo è hashtag squadra bestiale. Ragazzi, veramente, questa qui è una formazione che possiamo veramente far male. Quindi spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Tanti bei pollici in su, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, passate il link sotto in descrizione, pagina Facebook Cristian Gaming. Ragazzi, condividete questo video, mi raccomando, ragazzi, dovete condividere questo video su tutti i social che avete: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, non lo so, ragazzi, dove volete, condividete dove pare, basta che condividete questo video e iscrivetevi al canale, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima settimana, comunque nei prossimi giorni, con un prossimo video su FIFA, perché il prossimo video di FIFA sarà proprio o la FUT Champions oppure la Road to Division 1. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!